l'abbiamo finito in crescendo, creando tantissimo nel finale, due gol annullati per fuorigioco millimetrici. Cos'è cambiato nel secondo tempo, oltre alla bottiglietta calciata in tribuna? Però c'è una spiegazione. Ma abbiamo cambiato un sistema di gioco, perché forse è stata anche colpa mia. Primo tempo fino al trentesimo pensavamo di poter scalare meglio sui loro due centrali e mediano basso, invece riuscivano a liberare sempre il secondo centrale e ci abbassavamo troppo. Poi dopo ci siamo messi, cambiando sistema, ci siamo messi a uomo contro uomo e siamo andati molto meglio. Comunque noi siamo fatti così, noi non possiamo aspettare, noi dobbiamo andare avanti, pressare in avanti, cercare di stare alti, tutto rischiando, ma almeno così ci si diverte. L'abbiamo fatto e i ragazzi hanno fatto benissimo. Un giudizio sulla prestazione di Dominguez? No, ha fatto bene, sta migliorando, sta crescendo, perciò dico, nelle ultime tre partite tra Cagliari dove abbiamo, come posso dire, essere stati superiori su tutto, le partite a Parma e oggi, potevano tranquillamente essere tre vittorie, invece siamo riusciti a pareggiare tre volte, ma erano partite dove noi in campo abbiamo meritato ampiamente di vincere, perciò comunque, a parte l'ultima partita, diciamo che mi sono arrabbiato. Oggi i ragazzi hanno risposto bene, perché ho visto soprattutto secondo tempo Bologna che mi piace. Barro la sta sorprendendo più del previsto e che margine di crescita ha ancora? No, perché è un giocatore di qualità, come ho detto deve migliorare caratterialmente, deve essere un pochino più cattivo nei contrasti, nei duelli, nel tenere la palla, poi quando ha la palla, se c'è occasione dove deve buttarla dentro, la butta dentro, perché c'ha nel sangue, perciò sicuramente adesso come adesso dà molto meglio sull'esterno che come prima punta, ma perché non abbiamo tempo di lavorarci, per l'anno prossimo non comincia, vediamo, lo facciamo lavorare da prima punta e vediamo quanto ci vuole per imparare i movimenti giusti per essere più pericoloso, però sicuramente c'è grandi margini di miglioramento, dipende, deve ascoltare, deve allenarsi bene, non deve montarsi la testa, ma è un ragazzo per bene, perciò penso che se continua così avrà una grande carriera. Grazie. Prego. Arrivederci a tutti, grazie.